ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è speciale perché qualche giorno fa mi è arrivato il mio primo pacco regalo in assoluto da parte di L'Oreal. Mi hanno mandato una box con il loro nuovo fondotinta L'Accord Parfait. È un fondotinta dalla consistenza di un siero, molto leggero e fluidissimo. Esiste in 9 diverse shade, dalle più chiare alle più scure, cercando di essere un attimino più inclusivi. Io già l'ho provato e posso dirvi che per la mia pelle l'ho adorato, quindi non vedo l'ora di farvelo vedere. Quindi per stavolta direi di partire subito con l'applicazione del fondotinta, così ve lo faccio vedere da vicino e sotto mi potete scrivere cosa ve ne pare, e successivamente passiamo ad un make up autunnale, perché questo non ancora mancava sul canale, quindi provvediamo subito. Questo qui è come si presenta il fondotinta da vicino. La particolarità, come vi dicevo prima, è quello che ha la consistenza di un siero, quindi è leggerissimo sul viso, ma allo stesso tempo ha una coperenza molto modulabile. Contiene l'1% di acido ialuronico puro. Se volete, qui ci sono delle specifiche, se volete stoppare il video e vi interessa leggerle. E su internet trovate anche la lista degli ingredienti, qualora siate un pochino più patite di queste cose. Va shakerato abbastanza bene perché è molto liquido, quindi non shakerandolo rischiate di trovare una formula un po' separata. Questa qui è la sua consistenza. Quindi letteralmente liquidissimo. Magari ce lo vedo bene più per delle pelli normale, massimo grasse o miste. Secondo me per una pelle secca potrebbe essere un po' troppo poco idratante, non so se mi avete capito. Considerate che quando l'ho utilizzato in questi giorni non l'ho settato con la cipria, è una pelle mista grassa e mi sono trovata benissimo. Per cui per questo non lo vedo tanto bene con una pelle secca. Vado con la spugnetta di Nabla, applico qualche goccia sul viso. Non vi ho detto che la colorazione che sto utilizzando adesso è la 2-3 Light. C'è un'altra che è ancora più chiara, secondo me va bene per l'inverno. Se desiderate appunto un fondotinta che non si senta assolutamente sul viso, ma vi dia appunto quella leggera coprenza, uniforme all'incarnato, ovviamente non si tratta di un fondotinta super coprente, ma già lo si intuisce anche un po' dalla formula. Ce lo vedo benissimo proprio per un fondotinta da tutti i giorni, da lavoro, da università. Anche perché quando l'ho provato in questi giorni con la mascherina, vi giuro che ha sporcato pochissimo. Per questo, se volete, magari facciamo anche un video tipo test su strada, uno stress test, ecco. Se vi interessa avere un tipo di video del genere per questo fondotinta, fatemelo sapere nei commenti. Io ne ho applicato davvero poco e al volo, ma come vedete ha uniformato un sacco di incarnato e a me basta così. Non mi interessa che si intravedono i brufoli, mi interessa un po' avere una situazione più uniforme e quindi per me così è perfetto. Al massimo, dove vedete che serve un po' più di coprenza, ne potete aggiungere un po' e basta. Il gioco è fatto. Ho cercato di abbassare un po' le luci così magari vedete meglio. Questo è il risultato per adesso. Adesso aggiungo un po' di correttore. Per adesso sto utilizzando quello di Lovren. Ne metto un po' qui e sulle imperfezioni. Come al solito in questo periodo non setto la base perché mi piace così com'è. Tra l'altro con le luci la vedete un pochino forse più luminosa, ma vi assicuro che sta qualche secondo e si fissa, quindi fantastico. Vado direttamente con un po' di terra e blush a riscaldare tutto. Tra l'altro tenetevi pronti perché sto pensando a tantissimi, cioè tantissimi, ad un paio di make up per Halloween super scenografici, quindi vi invito a rimanere sintonizzati qui, ma soprattutto su Instagram, vi lascio qui il nome, vabbè, è come il canale, quindi The Jess Channel, se non volete perdervi appunto nessun video a tema. Parliamoci chiaro, cioè, chi è che si trucca per Halloween? Cioè, adesso non ci sono più neanche le serate, le feste, però mi piace. È quel periodo dell'anno in cui secondo me si può sperimentare un po' con il make-up. Io non sono fan dei make-up un po' splatter, ma di quelli tipo che creano le illusioni. Li adoro. Infatti negli anni passati ne ho fatto qualcuno, che se vi interessa vi lascio qua su. Quindi questo è quello che è venuto fuori. Io vi giuro, lo adoro. Non ho settato la base, ma è perfetto. Sembra la mia pelle, ma perfezionata. Non so come spiegarvi. Adesso è il momento di passare agli occhi. Quindi, solito primer di Urban Decay. Non so se si intuiva dalla maglia o dalla mia passione per il giallo,
Ma essendo ispirata dall'autunno, volevo fare un look un po' sui toni del giallo, dell'arancione, del borgogna, quindi vediamo cosa esce fuori. Come al solito, per questi colori utilizzo la palettona di James Charles, meravigliosa, nel momento in cui io sto in silenzio per 10 minuti a pensare al trucco occhi. Comincio subito prendendo il giallo, che vi giuro è super pigmentato, e lo applico alla parte interna dell'occhio picchiettando. Adoro, bellissimo. L'anno scorso ho fatto un make up simile e ora che ci penso, con la stessa maglia, quindi cerco di cambiare un po' l'idea che avevo in mente. Magari più che fare una sfumatura giallo tipo arancione rosso, voglio utilizzare un po' tipo un violaceo. Innanzitutto provo a portare un po' del colore magenta nella piega dell'occhio e giù. Con il pennello da sfumatura pulito provo un po' a sfumare. Ok, faccio la stessa cosa di qua. Però lo dico quasi mai nei video, però se vi faccio almeno un minimo di simpatia vi invito a iscrivervi al canale, perché siamo a quasi 650 e manca pochissimo per i 1000, che per me è il primo ostacolo, e quindi vi invito a iscrivervi se vi va di supportarmi. Fatto una cosa del genere, volevo aggiungere un po' di viola per rendere il tutto un po' più dark, senza esagerare, per cui ne prelevo poco e mi mantengo, non so se sull'eyeliner o scurire proprio tutta la parte esterna. Alla fine l'ho concentrato a mo' di eyeliner sfumato e lo picchietto un po' anche su queste linee che abbiamo creato poco fa, per rendere il tutto un po' più precisino. Posso dire che non mi aspettavo una cosa del genere. Comunque prendo di nuovo un po' di giallo e lo porto dove è andato un po' svanendo, quindi qui in tutta la parte un po' più interna. Tra l'altro, mischiandosi con il viola, acquisisce una sfumatura un po' più aranciata che adoro. E poi non so voi, ma una volta andavano un po' più di moda i glitter, questo effetto un po' così più sparkle, ma quanto sono belli gli ombretti matte. Ogni volta che arrivo ad un trucco total matte dico, ma quanto è bello. Al massimo mi piace solo aggiungere di solito un tocco di colore shimmer all'angolo interno, ed è quello che faremo, ma non so in che colore. Questi qua sono i colori che ho swatchato, sono bellissimi, escludo questo perché è troppo scuro, questo non ci sta. Volevo riprendere o il lilla, che è bellissimo, oppure spezzare con un azzurro o il classico doratino. Mi sa che vado di classico, intanto ve li sboccio qui. Non si vede granché, ma questi sono i colori. Alla fine ho deciso che dalla palette di Melissa applico Crystal, che quantomeno è un po' più chiaro e con dei riflessi un po' più giallini. E oltre qui lo applico un po' anche sotto il sopracciglio. Per quanto riguarda le labbra, ho pensato a questo gloss di Huda Beauty che ci sta tipo alla perfezione. Se non erro la colorazione, esatto, è Shameless. Ed è bellissimo, vi giuro. Contorno un po' le labbra che sono un po' chiare sbiadite dal fondotinta con la Intense Pencil di Wycon. Questa qui è 35 Almond. Niente, quindi questo è il look finito. Devo dire che non ho mai fatto un look così alla fine e lo adoro. Ah no, ma che look finito, raga, le ciglia. Adesso sì che questo è il look terminato. Devo dire molto in pandan con quello che mi circonda. Quindi anche per quest'anno il nostro look autunnale, eccolo qui, l'abbiamo fatto, siamo tranquille. Se vi è piaciuto il video, il look, come ho presentato il prodotto, mi raccomando lasciate giù un mi piace, e se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi per supportarmi, e vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!